non c'è una legge buona o una legge cattiva. In questi anni si è preferito dare la prevalenza alla stabilità. E chi ha portato quella legge in Parlamento si chiama Roberto Calderoli, che se l'è vista tagliata, cucita, rammendata, al punto che lui l'ha definita, ne è uscita una porcheria alla fine, perché non era né un modello né l'altro. Però diciamo che ha dato una grande sforbiciata. Io tutto il ragionamento sulla legge elettorale, peraltro non condivido molto come lei ha ricordato la formazione del Porcellum, perché sembra che poi Calderoli si sia svegliato una mattina e se la sia trovata lì. No, l'ha fatta lui così e l'ha definita lui una porcata. Mi permetta. Il Porcellum è uscito così tagliuzzato da due passaggi al Senato e alla Camera che ha stravolto il testo iniziale, per cui lo stesso, ma si figuri se uno propone una norma e poi dice una porcheria. Sono solo scuse quando c'è da cambiare qualcosa per farci pagare, cambiano dalla sera alla mattina, Adriano. Divina, aspetti un attimo, le faccio sentire una cosa che ho trovato su YouTube, io spero che si senta, l'ho già fatto in passato, questo è Calderoli che risponde a Mentana. Dice che andrebbero reintrodotte poi le preferenze, se no diventa un proporzionale nel maggioritario con nomine, tutte cose. Questa legge qua non scriveva una porcata, ne lo dico francamente. Ho sentito bene? È una porcata, l'ha scritta lei, è una porcata. Sì, sì. Ma quando uno fa una porcata e non se ne rende conto, è un altro tipo di riscontri. Quando uno lo fa volutamente per mettere in difficoltà una destra e una sinistra, che devono fare i conti, non rispetto alla loro gestione del potere, ma rispetto al popolo, che è quello che vota. Ok, mi sembra che con questa chiudiamola lì, no? L'ha detto lui, non solo che l'ha scritta lui, ma ha spiegato. Siamo d'accordo, Divina? Ricordavo bene allora. No? Sì, no, ma lei ricorda bene, però io non credo una parola di quello che ha detto in questo momento Calderoli. Ho capito, allora è pazzo. Allora è matto. No, ma scusatemi, allora bisogna dire, allora, se Calderoli è pazzo, c'era un Parlamento di incoscienti, perché qualcuno l'ha votata, no, questa norma. E il fatto era che le preferenze sostanzialmente non le voleva nessuno, a partire dal PD, che non si chiamava così, no, era quello che c'era prima, a partire da Casini, che ha puntato i piedi sulle preferenze, eccetera. È uscita ma io infatti stavo senza, riportando senza le cose anima. Alla storia, tutto lì, perché mi sembrava che stava difendendo una roba indifendibile, tutto qua. Abbiamo chiuso. Allora, vado avanti. Lei ricorda bene. Ok.